Mamma mia, non potete capire. Chi c'era sa, per l'amor di Dio, poi io che l'ha vista, magari anche a casa, magari si è emozionato, ma vi posso garantire che chi era laggiù, in questo caso con me, insomma, a Siena, sa cosa voglio intendere questa mamma mia. Forse si può notare anche per cosa dalla voce. Ragazzi, veramente. Arcadio Palma, che fra l'altro è anche il titolo di questo momento, anche se in realtà i titoli potrebbero essere infiniti, probabilmente, o se non infiniti, tantissimi. Potrebbe essere Stralotta della capolista, Arcadio Palma, Livorno da Urlo, Super Livorno, Super Partita, Super. Boh, Super quello che vi pare. Veramente una roba incredibile. Io penso che sarà, cioè, per quanto mi riguarda, mi rimarrà in testa, penso, per sempre, o meno che mi verrà. Spero di no, qualche malattia, qualcosa tipo l'Alzheimer, che mi scordo le ossa. Per dire, in questa partita io me la ricorderò per sempre. Scusate se sono troppo forico. Scusate, ho questa voce qui, quindi magari posso sembrare sfatto, ma in realtà, a parte mal di gola, sono bello pimpante. Sto registrando domenica. Ho aspettato un po' io, anche perché pioveva, se no non si sentiva nulla. Insomma, e niente, veramente una cosa incredibile. Incredibile davvero. Vi dico la verità, nonostante tutto provo, ma non riesco a descrivere a parole quello che personalmente provo e quello che credo tutti noi livornesi abbiamo provato, credo, a poi riparlare se non a nome di tutti, quasi. Una cosa, come ho detto prima, incredibile, veramente più unica che rara. Insomma, e niente. Emozionante, si va a pensare il tutto contro il Siena, Siena, se si pensa alla classifica, che poi è la cosa più importante, e soprattutto se si pensa come è venuto fuori. A parte che ne si è reso il favore, perché l'anno scorso, e se il favore tra virgolette, perché l'anno scorso i nostri cari senesi se lo ricordano bene, che hanno vinto anche loro al 104esimo su 90 minuti, proprio lì, fratto in quella porta lì, e chiaramente a Siena, appunto, quindi ne si è reso il favore. Comunque, parliamo della partita. Allora, io voglio un attimino soffermarmi su cose che ho sentito ieri, soprattutto sia allo stadio dell'Artemio Franchi, quello di Siena, ma anche sul ritorno, perché non è il pullman, quindi a volte sentire ragionare della partita, 2 ore, 2 ore e mezza il pullman. Io ho sentito cose che è vero, sono giuste, però ragazzi, alla fine non dico chi se ne frega, cioè anche, però alla fine bisogna valutare il tutto. Allora, io ho sentito dire, no, di si è vinto, però non è che si è giocato così tanto bene, si ha sprazzi. E è vero, perché è vero, Livorno sicuramente ha giocato partite migliori, senza ha fatto prestazioni migliori rispetto a ieri. Però ragazzi, bisogna valutare tutte le cose. Allora, io ve le dio, non so, non le dio in ordine, dio quelle che mi vengono in mente, no, sul momento. Allora, si gioca contro la seconda, che vabbè, in questo caso era il Siena, seconda fino a un certo punto, perché a volte è stata anche prima. Nonostante abbia il discorso partita più, partita meno, vabbè, comunque sta anche prima. Uno, due, questi venivano dalla sconfitta al Monza in casa, quindi in teoria, infatti poi non in pratica, volevano fare risultati, quindi erano ancora più aggressivi. Poi derby, quindi ancora più aggressivi. Poi appunto si giocava laggiù, e lì, a parte il discorso tabù che abbiamo sfatato, c'era il discorso di 10 anni si vinceva. Poi qualitativamente, appunto, quindi mi riallaccio al discorso che sono secondi, non sono assolutamente una squadraccia. Poi altre cose, poi boh, è una partita sentita, cioè ci sono tanti fattori. Allora, sì, ve l'ho messo sì a caso, però ci sono tanti fattori che chiaramente non hanno permesso a Livorno di magari giocare come ha fatto vedere, soprattutto nelle partite in questo campionato, in questa stagione. Ma alla fine, ragazzi, ma per quanto riguarda questa partita, ma chi se ne frega? Ma godiamoci la vittoria e nella forma in cui è venuta fuori. Cioè, ragazzi, si è fatto qua il 92, 93esimo, non me lo ricordo in preciso. Cioè, ragazzi, a Siena, contro il Siena, che è secondo, ora siamo primi, a 5 punti da loro con una partita in meno rispetto a tutte quelle sotto, praticamente. Insomma, quelle che scozzano insieme a noi per un'eventuale promozione, insomma, per un eventuale primo posto, quindi. Cioè, ragazzi, ma chi se ne frega, ve lo dico, sinceramente vado contro i, tra virgolette, i miei principi, no? Se si possono definire così, che ho sempre messo, ho sempre detto negli altri video. Cioè, qui veramente, io penso pochissime volte, per quanto riguarda sicuramente questa stagione, ma forse anche tutti i video, no? No, tralasciando magari i video quando sarei in Serie A, Serie B, ma vabbè, metto anche dell'anno scorso, no? Cioè, pochissime volte mi è capitato di. Veramente, chi se ne frega, mi basta solamente vincere. Si può anche fare 2 tiri, 2 gol, e loro ci pigliano a pallonate e fanno un gol solo, appunto 2-1. Che
chi se ne frega, visto che a volte mi è capitato di dire così, perché mi garba, no? Se c'è anche il bel gioco, chiaramente ben venga, magari mi è bastato avanzato quello che è successo. Cioè, ragazzi, veramente una cosa che, lo ripeto come ho detto all'inizio, incredibile, io non so descrivere a parole. Io so solamente che chi ha vissuto il più possibile, no? Magari entrando il più possibile dentro la partita, diciamo, sa cosa voglio dire. O perlomeno più o meno sa quello che voglio intendere. Insomma, comunque, detto questo, dato che devo parlare, no? Devo fare comunque un commento, facciamo possibilmente, proverò, ma non assurdo niente, un breve commento sulla partita. Allora, come ho detto prima, Livorno non ha fatto una prestazione strabella come ha fatto vedere magari nelle partite, in alcune partite precedenti, no. Però allo stesso tempo non ha giocato nemmeno male. E ripeto, mettiamoci tutti i fattori dentro. Quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se dovessi dire qual era secondo me il risultato più giusto, secondo me a grandi linee, perché a volte, anzi credo che Livorno forse abbia fatto, per quanto riguarda un discorso di attacco, forse, di occasione, diciamo, di pericolosità, qualcosina, seppur non in maniera clamorosa, non in maniera maggiore, insomma, più del Siena, ma in maniera proprio minuscola. Quindi secondo me il risultato più giusto poteva essere a grandi linee pareggio. Non è stato così, meno male, e Dio meno male perché c'è anche per un discorso di cosa si è mangiato il Siena un po' prima del nostro gol sul finale. Si è mangiato un gol clamoroso, secondo me, che poteva veramente essere l'apoteosi per loro e una disfatta clamorosa per noi, perché comunque non ce lo meritavamo. Quindi il risultato più giusto è stato 1-1. Parlando un po' sempre, diciamo, focalizziamoci, no? Un po' più sulla prestazione nello specifico mio, quindi figuratevi se vi dico. Allora, diciamo che il palleggio, quindi il gioco, è stato assente, c'è stato a sprazzi. Questo secondo me, oltre al discorso partita, è anche dovuto alle scelte fatte da Sottil, che meno male a quanto pare si sono rivelate giuste, e credo che l'abbia fatte per un discorso soprattutto di esperienza barra mentalità. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che a centrocampo non c'era quello che ormai, no, è diventato il nostro regista fondamentale barra mediano, perché comunque rispetto a quell'altro che vi dirò chi era, vogliamo dire, fate i fasi discorsi proprio i nomi, l'altro che anche lui c'ha la regia, ma più che altro dell'attacco, diciamo, anche del centrocampo, soprattutto dell'attacco, ha messo Bruno, no? E mi stavo riferendo comunque, ha messo a Giandonato che è il mediano centrocampista più o meno, che è Mister Joe, e quell'altro più avanzato che è Valiani. Quindi ieri non abbiamo giocato con Giandonato, ma bensì abbiamo giocato con Bruno che è clamorosamente rincontrista, piedi buoni ce l'ha quando vuole, ma rispetto a Giandonato pochissime volte. Si può fare magari una mini giocata come ha fatto ieri, però a livello di regia non ce l'ha, soprattutto rispetto a Giandonato. Di conseguenza nemmeno Luci, anche se Luci se ne c'è un po' meglio di Bruno, però sono principalmente, se ne loro, molto simili. Sono due se non incontristi, ovvero quelli che recuperano palla, che lavano la palla più che smistarla, che fanno, diciamo, i difensori avanzati, mettiamolo così, ecco. Quindi ieri, secondo me, sia per un discorso di esperienza, perché magari sei, può non sembrare, ma, cioè può non sembrare, in realtà sembra, ma anche il giocatore sentiva la partita e chiaramente c'era una certa pressione. Se non ha fatto bene, comunque, tutto sommato, ammette Bruno, magari più calcisticamente vecchio, ma anche d'età vecchio, con più esperienza, piuttosto che Giandonato, che non si sa come si poteva portare. Secondo me, poteva fare una partita da 10 lodi, una partita da insufficienza totale, non si sa. Il fatto che ha scelto di mettere Bruno e di conseguenza poi Luci, che ormai Luci c'è sempre, secondo me tutto sommato è stata una scelta azzeccata. Però di conseguenza, come ho detto prima, è mancato, e si è visto, ma è evidente, un bel po' di gioco. Si è visto a sprazzi il gioco. Poi io ripeto, non vi sto dicendo che se c'era Giandonato e faceva la grande partita, poteva venire, perché il Siena giustamente, pressava tanto, quindi anche le possibilità rispetto magari ad altre partite erano inferiori, quella di fare un bel gioco. Però vi dico che la prestazione, se si va, come ho detto prima, a prendere tutti gli osi, tutti i fattori che potevano influenzarla, a me mi è piaciuta. Sì, poteva essere un pochino meglio, ma non clamorosamente meglio. Quindi, per quanto riguarda la prestazione, il succo è questo. Spero di essere stato chiaro. Per quanto riguarda invece, come faccio sempre, come faccio spesso, discorso di prima e secondo tempo, diciamo che la differenza non sta tanto nel gioco, perché è stato più o meno uguale, ma secondo me è stato solamente più, diciamo, un misto fra voglia e lo sbilanciarsi, perché Livorno si è leggermente sbilanciato, ovvero è diventato un po' più offensivo,
E poi, beh, questa cosa lì ha fatto sì che Livorno trovasse il gol del vantaggio. Vabbè, poi purtroppo, perché alla fine è stato un colpo di calcio d'angolo, eh? Cioè il gol di loro è stato un calcio d'angolo, anche il nostro, però noi cominciavamo ad attaccare. Loro invece hanno trovato un calcio d'angolo un po' così, in azione, sì, ok, bisogna pareggiare, quindi un calcio d'angolo tra virgolette casuale, però non è che il Livorno ha preso magari su contropiedi, no. Livorno si è sbilanciato il giusto, ha trovato il gol, anche Livorno, ripeto, il calcio d'angolo, ma anche loro. E poi vabbè, non vi sto a raccontare la fine, però cosa voglio dire con questo, se no perdo poi il discorso, vado da un'altra parte. Voglio dire che la differenza, secondo me, che si è vista il primo e il secondo tempo non è stata di gioco, ma è stato solamente il discorso di essere un po' più offensivi. Tutto qui. Perché la partita più o meno è stata giocata sugli stessi ritmi, ritmi abbastanza veloci, non è stata mai lenta. Cioè, raramente è stata lenta, i passaggi a portiere difensore, no? E posto di buttare la palla su, magari ogni tanto Livorno ci ha pensato. A proposito di buttare la palla su, una cosa che si è vista nel primo tempo, e non si è vista nel secondo tempo, forse questa è un'altra differenza, forse è l'unica differenza sostanziale che secondo me c'è stata, è che nel primo tempo Livorno provava spudoratamente a giocare sulle fasce, ovvero lancio lungo dei terzini, Pedrelli o Franco, quindi a destra, a sinistra, per Doumbia, Murillo, che hanno provato fra l'altro ogni tanto a cambiarsi, no? A intercambiarsi, cercare di essere più pirolosi e cambiare qualcosa, però questa è una nota mia. Sono d'accordo nel far così perché hai due giocatori veloci, soprattutto Doumbia, però dopo lo fai 20 volte, o anche meno, capiscono il tuo gioco e chiaramente poi si cominciano a coprire. Infatti è stato sì, infatti dopo un certo punto non sono diventati nulle quei lanci lì. Ecco. E meno male, questi lanci qui che intendo, perché spero che abbiate capito male, se avete visto la partita, nel suo tempo non si sono visti, cioè si sono visti raramente, soprattutto rispetto al primo tempo. Quindi, differenza del primo tempo è stata i lanci e chiamiamolo il fatto di sbilanciarsi, di essere nel primo tempo meno offensivi e nel secondo più offensivi. Questa è la mia visione, perché per il resto è stato più o meno uguale la partita. Stessi ritmi e stesso gioco. Fine. Sia da parte nostra e volendo anche da parte loro, tanto una giunta così. Poi per il resto il risultato ve l'ho detto, alla fine ci siamo abbastanza. È stata una partita abbastanza equilibrata, non si è vista, magari la squadra ha giocato meglio, ha giocato peggio. Solamente che abbiamo concretizzato in questo caso più noi, e su certi punti di vista anche giustamente perché seppur di poco, come ho detto prima, abbiamo creato un pochino più noi. Fine. Basta, non devo altro, è anche troppo. E basta. Io sono contento, io sono contento. Insomma, quindi ho detto le mie sensazioni a grandi linee. La prestazione, cosa è successo alla classifica, ovvero che ci scorto 5 punti alla seconda, meno una partita, quindi toccandoci potrebbero diventare, volendo, anche 8. E niente, questo è quanto. E nulla. Prossima partita contro Viterbese, mercoledì se non sbaglio arriva a 3:30, guardate eventualmente se arrivate a questo punto del commento, perché se mettete mano direttamente, giustamente, anche la Lights. Guardate comunque eventualmente se siete interessati, se ho detto, non sapevo, ho sbagliato magari la data o l'orario. Livorno Viterbese, Viterbese attenzione che questa non è una squadraccia da tenere d'occhio, anche se meno male da una parte, in trasferta sembrerebbe che sia meno pericolosa rispetto a quando gioca in casa, però ogni partita a sé e tanto contro il Livorno tutti si esaltano, che le vedi in televisione, squadre che magari poi devono affrontare Livorno fanno semiride, contro il Livorno sembrano Barcellona, Trappolino, e basta. Bisogna stare accedendo perché comunque loro ieri hanno pareggiato contro la Lucchese 2-2 in casa, quindi magari hanno voglia e bisogno di magari fare una partita e prendere qualche punto, quindi bisogna fare attenzione. L'unica cosa è che se le cose dovessero rimanere così, non aspettatevi, almeno per ora, se magari vi siete interessati, il mio commento su questa partita qua, perché io lavoro e a regola 99 su 100 non la potrò vedere, di conseguenza seguire, a meno che non troverò il modo, ecco. Voglio rimanere speranzoso su questo save, perché ultimamente ho visto che su YouTuber, ora non mi ricordo il nome del canale, qualcuno, e non so se è il solito fra l'altro, qualcuno ogni tanto carica le partite di Livorno complete. Quindi se magari riuscissi a vedere poi magari quando torno a lavorare in serata tutta la partita, o comunque boh, non lo so, gran parte della partita, anche se non mi piace, perché magari puoi vederla tutta per dare un commento più completo, secondo me, eventualmente lo si potrebbero cambiare, però momentaneamente non aspettatevi niente. A regola, anche lì lo dico toccandovi perché ci tengo,
Invece quella dopo, che poi c'eremo nel fine settimana, quella la dovrei vedere, quindi a regola fine settimana o al massimo lunedì mattina dovrebbe riuscire il commento, ripeto, se siete interessati. Piccola aggiunta, ragazzi, vi ho detto questo, basta, già ciò mi fa male la gola, poi qui c'ho meno voce. Niente, ci vediamo nel prossimo commento, eh. Dai, tanto a tutti quegli altri, se magari qualcuno guarda, salutate la capolista, vai, ciao!